Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Need for Speed Rivals. Allora, con l'auto che ci ha fornito la polizia, perché praticamente proprio questa dovevamo utilizzare e non dobbiamo praticamente utilizzare un'altra, dobbiamo fare ben 16 km, quindi pattugliare le strade per ben 16 km e raggiungere la bellezza di 257 km orari. Io volevo comprarmi la Lamborghini, o meglio, andare a utilizzare la Lamborghini, anche perché, come sapete, le auto della polizia, questa sterza veramente malissimo. Non è che mi faccia entusiasmare sta macchina che ci ha fornito la polizia, e perché le auto della polizia, una volta che le avete sbloccate, si prendono subito, non dobbiamo utilizzare speed point e via dicendo. E quindi niente, volevo prendermi la Lamborghini che avevamo sbloccato, invece niente, dobbiamo andare a perlustrare le strade, quindi più che altro ce ne dobbiamo, secondo me, andare proprio in giro a fare un po' di marasma, un po' di casino. Accendiamo un po' la sirena, così per fare un po' effetto. Siamo già a 2 km, comunque non è una bella passeggiata di routine. Devo trovare un punto dove poter raggiungere 257 chilometri, eccolo, forse questo, perfetto, questo l'abbiamo raggiunto e adesso ce ne dobbiamo andare un pochettino in giro, vediamo se troviamo qualche evento carino da poter fare, giusto per fare qualche video, o meglio per fare qualche chilometro più che qualche video. Dammi l'inchiodatina, ok, vediamo, passiamo un po' qui all'autovelox e vediamo se troviamo qualcuno da poter prendere, eh? Vediamo puntini arancioni sulla mappa, in giro per le campagne, quatti quatti, tranquilli, già siamo a 5, eccolo qua, perfetto, andiamo a prendere questa, vieni, voilà, si parte, vieni qua, mamma mia, a quanto sono andato. Si è fermato là però quel tizio, però c'è un altro già subito qua. Vieni, vieni, vieni. Vena. Nuovo record personale, 223,3. Ma una volta che cominciamo a prendere ancora le macchine più potenti, perché vedo l'ora di utilizzare la McLaren che abbiamo appena sbloccato nella modalità fuggitivo. E poi soprattutto la Lamborghini della polizia, che secondo me cammina veramente un botto. Vieni qua, su. Dobbiamo fare, ma come t'azzardi a darmi le botte, ma scusa, ma ti metti contro la polizia, dove stai? Eccolo, vieni, 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 ti do una speronata da dietro, chi è? Mamma mia, te devasto, vieni qua, forza, cacchio, te proprio trituro, vieni, vieni, siamo da soli comunque, normalmente quando facciamo questi inseguimenti che andiamo a prendere gente per strada si unisce sempre qualche collega, vieni qua, dai che stai crepando, forza, oh, fuggitivo catturato, voilà, Toda, vieni, 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 dentro l'officina, dentro l'officina, a posto, veicolo riparato, 9,6, quasi 10 km già ci siamo sparati con questo. Ok, mi sta cominciando a piacere, nel senso mi sto abituando a quest'auto che ci ha passato la polizia, che siamo più che altro stati costretti a utilizzarla perché non mi permetteva di prendermi altre, come vi dicevo, quindi sì, ma spegni sta sirena che dopo un po', come ho detto, inizialmente va bene perché è carina, però dopo un po' comincia con la cuffia che ce l'ho pure a metà volume a mettermi in testa, vista non so quanto sto andando, non lo so, mamma mia! Guarda dove cacchio sono andato a finire, nella zona industriale. Tieni, 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 risaliamo sopra. E pensiamo una cosa, dato che stiamo quasi per finire, andiamo subito verso il posto di comando. Ah, però 08, nel senso è troppo vicino, dobbiamo camminare ancora un pochettino. Ci vuole ancora qualche altro chilometruccio, forse se lo superiamo ce n'è da qualcun altro. Vediamo un po', che siamo a 13,3, dobbiamo arrivare a 16. E dai! Vediamo un po' GPS, ok, hanno sempre quello mi dà, però comunque continua a essere sempre troppo vicino perché sto a 14 km, ma se arrivo a 15 e torno indietro comincia a diventare, vieni qua, oh, mamma mia che inchiodata, come vedete ormai su
sulla larga ci metto sempre il mio nick, perché è una cosa divertentissima, bella possibilità di personalizzarla. Poi una volta che abbiamo completato e potremo fare tipo free roaming assoluto, andarcene in giro e via dicendo, voglio praticamente personalizzare le auto il più possibile, quindi ci divertiremo una volta terminate le due carriere. Siamo a 15 e 6, siamo quasi arrivati. 15 e 9. Chioda. Vai, 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 vai. Mamma mia, guarda che cacchio sto facendo. Sto facendo fumare. Incarico completato. Perfetto. Allora, questa è stata veramente velocissima come missione. Ok, entra nel posto di comando. Andiamo. Non mi ricordo che sbloccavamo con questa, lo sapete? Non me lo ricordo. Mi ricordo che in quella da Racers, poliziotto grado 10, quella da Racers sblocchiamo un'altra Ferrari con la prossima missione. Questa non me la ricordo, sinceramente. Vediamo. Mica male però, eh? Con la barra davanti, per gli speronamenti, bella! Capitolo 5, uscire dai binari. Abbiamo provato a seguire le regole. E cosa abbiamo ottenuto? Al guinzaglio come cani sul bordo della strada, mentre i fuggitivi ci sbeffeggiano. La nostra forza era l'unità. Una fratellanza salda nell'onore. In un universo giusto, i giusti devono prevalere. Ma se vogliamo vincere, dobbiamo giocare con nuove regole. Come i nostri nemici, dobbiamo agire fuori dalla legge. Ci infiltreremo nel loro mondo. Lupi solitari in vesti di pecore. La polizia ha confiscato diversi dei loro veicoli. Ora nel recinto dei mezzi sequestrati. Adesso diventeranno le nostre armi da guerra. I fuggitivi penseranno che siamo rivali. In realtà, noi siamo i predatori. La colpa è dei fuggitivi, non nostra. Oh mamma mia! Cattura 10 fuggitivi! E vinceremo, sbloccheremo la Ferrari 458 Italia. La colpa è dei fuggitivi. Mamma mia. Non nostra. Tiè, ma guarda che cacchio di macchina ci danno però. La Ferrari Enzo Ferrari. No ragazzi, sta diventando qualcosa di epico sto gioco, sta diventando qualcosa di epico. Che vi volevo dire, dato che il capitolo l'abbiamo passato, dobbiamo passare a quella fuggitivo come eravamo rimasti, quindi adesso bisogna ritornare a quella da fuggitivo. Dobbiamo fare oro in due prove a tempo e oro in due gare. Quindi facciamo una cosa, ci fermiamo qui e nel prossimo video andiamo a correre con la McLaren 12C Spider nella modalità appunto fuggitivo e vediamo un po' che cosa succede. Comunque si stanno sbloccando delle macchine epiche. Al prossimo video.